non è la statua del Cristo che sorvola in elicottero le periferie di Roma, come nella mitica scena d'apertura della Dolce Vita. Qui siamo fra le nevi di Courchevel e a sorvolare la cortina delle Alpi francesi è un'opera di Richard Orlinsky. Le sculture dell'artista francese sono state installate in diversi punti dell'esclusiva stazione sciistica fino a oltre 2000 metri d'altitudine. L'artista ha spiegato a Euronews perché le sue opere escono dai musei per andare in mezzo alla natura. Vous avez voulu peut-être sortir les œuvres du musée pour les mettre en plein air. C'était un petit peu votre volonté au départ? L'idea di base è quella di far vedere le opere d'arte ad un pubblico più vasto. Per entrare in un museo bisogna pagare un biglietto. Prima ancora bisogna decidere di andarci, mentre qui sono le mie sculture che si spostano per andare incontro al pubblico. Un pubblico di piccoli e grandi, visto che i bambini dall'età di 2-3 anni possono salire sulle opere. Gli animali sono uno dei temi dell'esposizione, in cui fanno capolino coccodrilli, aquile, elefanti, lupi, gorilla. Quali sono i grandi nomi dell'arte che l'hanno ispirata e oggi a quale artista si sente più vicino? Mi sento abbastanza vicino alla pop art. È un movimento artistico che ha cullato la mia adolescenza. Andy Warhol, Rosenquist, Tom Vesselman hanno molto influito sul mio lavoro. Apprezzo anche dei contemporanei quali Jeff Koons o Damien Hirst, che sono molto presenti e influenti sulla scena internazionale. Quella di Orlinsky si vuole dunque un'arte popolare, accessibile a tutti. Che materiali utilizza per creare? Le opere esposte a Courchevel sono costituite essenzialmente di alluminio, un materiale considerato nobile al giorno d'oggi, mentre una volta era relegato alla produzione industriale. C'è anche un altro materiale molto contemporaneo, prodotto dall'industria petrolchimica, ed è la resina, con tutti i suoi derivati. Non tutti vengono dal petrolio. Usiamo materiali acrilici e altri, ugualmente molto contemporanei, grazie ai quali otteniamo una grande precisione a livello di forme e di colori. La mostra Orlinsky a Courchevel è in programma fino al 26 aprile.